Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di pedagogia. Oggi parleremo di un autore molto significativo che è stato un grandissimo filosofo, ma anche molto molto attento all'aspetto pedagogico. Sto parlando infatti di John Locke. John Locke è un filosofo inglese che nasce nel 1632 e muore nel 1704 ed è considerato il padre fondatore dell'empirismo inglese, quindi di questa nuova corrente che andava un po' contro il razionalismo, in quanto l'empirismo rispetto al razionalismo definisce la ragione come l'insieme dei poteri limitati dall'esperienza sensibile. Quindi per gli empiristi tutto ciò che è possibile sperimentare attraverso i propri sensi allora è attendibile. Quindi risultano soltanto valide le cose che possiamo appunto sperimentare attraverso i sensi e che abbiano quindi un controllo empirico, cioè basato su dati concreti, su dati reali. John Locke fu uno dei primi, insieme a Rousseau e a Kant, ad occuparsi del rapporto che intercorre tra singolo individuo e la società. E quindi sosteneva che il fine dell'educazione era proprio quello di inserire il nuovo giovane adulto all'interno della società. Come Rousseau, anche Locke cerca di incentrarsi appunto nella formazione di un individuo che sia un po' protagonista della storia e del suo tempo. Ma al contrario di Rousseau, che cercava e finalizzava la formazione ad un cittadino capace di poter coesistere con gli altri e insieme agli altri basare una società sui valori dell'uguaglianza e sui valori della giustizia, Locke punta di più sull'educazione del singolo giovane, ben integrato, ma non in una società che rinuncia a quelle che sono le differenze di classe. Lo stile educativo che adotta Locke, che elabora poi nel suo scritto I pensieri dell'educazione, è rappresentato dalla figura del gentleman, che praticamente era un po' il massimo esponente dell'aristocrazia inglese del tempo. Il gentleman infatti doveva essere istruito, formato a essere una persona molto civile, una persona saggia, una persona di grande cultura e una persona con molte virtù. E avere tutte le competenze utili ai suoi affari nella vita sociale. La sua formazione quindi era talmente importante che veniva affidata alla figura di un precettore. Chi era questo precettore? Questo precettore praticamente era la figura dell'educatore che veniva appunto pagato dalla famiglia aristocratica e facoltosa esclusivamente per occuparsi del proprio figlio maschio ed esclusivamente appunto per preoccuparsi della formazione del giovane di questa famiglia. Locke delinea quelle che sono tutte le caratteristiche che deve avere questo precettore, che deve essere intanto un uomo che ha molta esperienza di mondo, che abbia visitato e conosciuto molti luoghi e molti ambienti sociali diversi, che debba essere saggio e molto colto e che quindi deve essere molto attento a quella che è la conoscenza psicologica dell'educando, deve stabilire con lui un grandissimo rapporto di fiducia e fonda il rapporto sull'autorità, questo sì, ma diciamo un'autorità temperata da un dialogo e una comprensione. Quindi il percorso educativo si sviluppa sull'esperienza ed è finalizzato all'instaurazione di quelle che sono le buone abitudini, con una sorta di interiorizzazione di quelle che sono le norme che appunto il precettore deve insegnare all'allievo, in modo tale che possa raggiungere sia autocontrollo che autonomia di condotta. Alla base dell'insegnamento del precettore ci deve essere sempre il gioco. Il gioco, infatti, viene visto per Locke come la massima espressione della personalità che ha tanta importanza quanto il lavoro. Per cui l'educazione deve essere un po' un'associazione, un abbinamento della parte gioco e della componente lavoro. Gioco più lavoro uguale educazione del gentleman. E un altro aspetto molto importante che deve essere curato dal precettore è quello dell'educazione fisica, perché Locke pensa che la famosa frase mens sana in corpore sano sia fondamentale appunto per la crescita sana dell'allievo, oltre quindi a una conoscenza del mondo che gli può infondere solo se lui per primo, viaggiando, ha conosciuto il mondo, i vari ambienti, eccetera, gli deve impartire anche un'educazione morale e un'educazione religiosa. Per Locke una delle cose più importanti è l'autocontrollo e l'educatore può insegnarlo all'allievo soltanto se ha un metodo veramente molto rigoroso attraverso appunto, come dicevo prima, le sue conoscenze psicologiche. Atte a cercare di capire quali sono i reali bisogni del fanciullo e non quelli immaginari. I contenuti culturali che il precettore deve trasmettere all'allievo devono essere in funzione all'utilità.
Prevedendo quello che farà in futuro il ragazzo, tutte le conoscenze che deve assumere il giovane allievo, il giovane gentleman, devono essere appunto conoscenze che potrà sfruttare nel suo lavoro futuro. Ad esempio, diminuirà quindi quelle che sono le conoscenze umanistiche a favore invece di quelle geografiche, perché presumibilmente il gentleman per i suoi affari dovrà spostarsi e quindi conoscere bene le persone e i luoghi dove andrà a lavorare, la matematica e il diritto sia civile che pubblico. La matematica è importante per non farsi ingannare nei suoi affari e nei conti, e il diritto civile e pubblico proprio per non farsi ingannare invece a livello di contrattistica nel momento in cui avrà a che fare appunto con i suoi affari. Diciamo che tutto lo stile educativo di Locke è finalizzato all'educazione dei figli degli aristocratici, che devono essere seguiti, come vi dicevo, molto bene da questo precettore. È preferibile quindi, secondo Locke, un'educazione privata, in quanto l'educazione pubblica aiuterebbe sì il bambino nei suoi rapporti sociali, ma lo trasformerebbe sicuramente in un bambino rozzo e in un bambino difficilmente gestibile. Mentre con l'educazione privata si possono ottenere risultati maggiori, soprattutto per un'educazione finalizzata appunto a quelli che sono gli scopi futuri, ed è possibile anche lavorare molto meglio sul comportamento che sia più nobile possibile, date le origini della famiglia di provenienza. Quindi lo scopo del percorso formativo per Locke non è tanto avere tante conoscenze, ma molto di più incentrarsi sulla costruzione di una corretta personalità per il futuro giovane gentleman. Infatti, a detta di Locke, il giovane aristocratico dovrà essere in grado di rinunciare ai propri appetiti, dovrà sapersi autodominare e dovrà, attraverso la razionalità che è superiore alla passione e ai desideri, raggiungere tutti i suoi scopi ed essere molto bravo nel suo lavoro. Bene, per oggi ho finito questa spiegazione su Locke, ci vediamo presto con la prossima, nella quale tratteremo appunto Rousseau. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione.